Ciao ragazzi, in questa lezione vedremo la formula base del disegno, cioè il partner artistico che comprende diverse fasi progressive del disegno. La prima fase, una delle più importanti, è quella di saper leggere il soggetto, sia dal vivo o in stampa. Leggere il soggetto non è altro che dedicarci 60 secondi alla lettura del soggetto, quindi all'osservazione completa di un oggetto visto dal vivo o in stampo, cioè tutti i dettagli positivi e negativi. Positivo si intende il soggetto e se è negativo il vuoto, quindi al di là del soggetto. Se infatti noi andiamo a disegnare il negativo, che è la parte, andremo a vedere di cosa stiamo parlando, la parte esterne, i vuoti quindi di un soggetto, se noi prendiamo la mia mano, questi sono i negativi vuoti e questo è il positivo. Se andiamo a disegnare i vuoti, indirettamente andremo a realizzare anche il soggetto principale, quindi il positivo. Molte volte, se andate in libreria, potrete vedere anche tanti libri di disegno, dove arricchiscono, riempiono i fogli, le pagine, però molte volte non fanno altro che creare confusione. Anche ho visto dei video su YouTube dove in realtà c'è molto succo, ma come concretezza c'è poco. Quindi, una volta fatta la lettura del soggetto, cerchiamo di cogliere il maggior numero di informazioni possibili, perché l'occhio ha bisogno di incanalare tutte le informazioni e memorizzarle. Questo serve avere già una visione completa nella nostra mente del disegno. Una volta fatto questo andremo a impaginare, inquadrare il soggetto. Se ad esempio noi andiamo un mazzo di fiori e vogliamo solo fare la rosa di tutto il vaso, dobbiamo ovviamente impaginare e inquadrare solamente la rosa. Anche dal vivo, se noi abbiamo una casa, un albero, abbiamo delle montagne, abbiamo anzi più case, possiamo inquadrare solo ciò che vogliamo disegnare, cioè solo ciò che ci interessa. Quindi questo è importante al fine di costruire un'immagine veramente espressiva, secondo il nostro punto di vista, secondo non il punto di vista di un altro. Dobbiamo essere anche molto individualisti e dobbiamo selezionare in maniera sia soggettiva che oggettiva. Parleremo anche dell'oggettivizzazione e soggettivizzazione del soggetto, che è molto importante. Parleremo dell'impressione e dell'espressione, come impressionismo ed espressionismo. Vedremo diversi lati del disegno e chiaramente se parliamo di disegno non facciamo altro che parlare di pittura, perché in realtà il disegno è il sistema nervoso della pittura. Senza sistema nervoso la pittura crolla. Ma prima ancora del disegno, ragazzi, ricordatevi che c'è lo schema, l'abbozzo. L'abbozzo è la parte fondamentale del disegno e quindi è l'architettura del disegno. Allora, andiamo a vedere come costruire l'impaginazione. Andiamo a segnare i fondamentali punti della formula della base del disegno artistico. La prima fase, lettura del soggetto. Quindi prevede una visione completa e un'osservazione. Andremo a fare l'impaginazione o inquadratura. Se vogliamo disegnare dal vivo, possiamo sfruttare degli inquadratori come si usa nel cinema e in fotografia, come queste L, in modo da stabilire quale angolo scegliere del soggetto, quale parte del soggetto scegliere. In questa maniera andiamo a puntare semplicemente scegliendo la zona. Se vogliamo l'intero paesaggio, un singolo soggetto. Allo stesso modo potete creare questi cartoncini per inquadrarvi a seconda della vostra distanza, zoomate il soggetto. Oppure questo attraverso un foglio lucido, segnando una X al centro, tracciando una X in modo da centrare anche l'inquadratura verticale o orizzontale. Sono strumenti semplici da realizzare, possono essere utili oppure potete sfruttare semplicemente la vostra vista. Andiamo a fare degli esempi, queste stampe, una natura morta con il perimetro, impaginazione quadrata, il perimetro è questo, quindi rappresenta l'impaginazione. In questo caso abbiamo un paesaggio, quindi con un rettangolo, più un disteso, più un rettangolare, e un volto distribuito in verticale. Quindi è la prima fase, oltre all'osservazione attenta, è quella di stabilire il perimetro.
Ad esempio, prendiamo in considerazione il volto, andiamo a creare l'immaginazione su questo volto in maniera rettangolare. Quindi in questo caso, uno. Chiaramente io sto usando una lavagna, voi siete un foglio. Al momento uso una lavagna, ma giusto per un'inquadratura più grande. Ecco, più o meno abbiamo sull'impaginazione. Chiaramente quando avete il foglio, se avete un foglio più piccolo, a 4, a 5, foglio più grande, dovete impaginare l'intero foglio, non dovete tralasciare nessuna zona. Quindi se noi abbiamo un disegno, questo è uno schizzo che ho fatto io, se abbiamo il foglio grande, chiaramente non dobbiamo fare il foglio piccolo qui, piccolo giù, dobbiamo centrarlo in grande, altrimenti se lo avete più piccolo, prendete un foglio più piccolo. Se avete un foglio grande, riempitelo, non lasciamo vuoti. Al massimo lasciamo un volto, un centimetro di distanza, poi vi spiegherò perché. Semplicemente per un'eventuale incorniciatura, perché il bordo della cornice va a mangiarsi un centimetro del foglio e della tela. Una volta fatto questo, possiamo centrare l'impaginazione, quindi la famosa centratura, per stabilire un primissimo dialogo col disegno o col dipinto, quindi una relazione. In questo caso possiamo crearci una linea verticale e orizzontale, volendo possiamo usare uno stecchino, un filo di ferro, quelli che sono i sarti, che allungandolo e stendendolo ci serve a stabilire gli angoli di riferimento. Quindi in questo caso andiamo a segnarci il 1 e 2. Vi ricordo di stare sempre centrali, frontali, di fronte al cavalletto, quindi in posizione centrale. In questo caso io sono di lato, quindi non so neanche se lo sto facendo centrato. Centrando il punto, anche se questo punto è approssimativo, non determina necessariamente il centro del soggetto, anche perché non useremo mai righe da artisti. Se vogliamo agevolare la cosa per una stampa, possiamo anche piegare la stampa in 4, in modo da garantirci avere già predisposta i quattro angoli, 1, 2, 3, 4, i 4 moduli. Se abbiamo invece un'immagine, una natura morta, in questo caso chiaramente faremo il rettangolo quasi quadrato della natura morta. Il resto, se abbiamo quindi un margine del foglio che fuoriesce, lo lasciamo bianco per poi eventualmente tagliarlo. Anche qui faremo il più e il meno. Quindi le linee incrociate per determinare il centro. Se abbiamo un paesaggio, ripeto, o dal vivo in stampa, in questo caso abbiamo un paesaggio rettangolare, allora andremo a ottenere un'impaginazione rettangolare. Stabilendo appunto un ordine, un orientamento già visivo per iniziare. Allora, molti allievi mi dicono, ma se io ho un'immagine piccola e devo riprodurre su un'immagine, su una tela grande, su un foglio grande, come faccio a riprodurlo in una misura più grande? Semplicemente sviluppando prima di tutto queste fasi, 1, 2, 3, 4, poi il resto viene da sé. Nel senso, una volta stabilita l'impaginazione, andremo a vedere come costruire lo schema base, l'abbozzo di tutto il resto. Proprio perché abbiamo un foglio più grande, una tela più grande della stampa, sicuramente ai principianti non sarà facile, ma è questione di abitudine, dobbiamo semplicemente riprodurre le misure in proporzione a un foglio più grande rispetto chiaramente a una stampa piccola. Se ci troviamo a disegnare e dipingere dal vivo, faremo lo stesso, sarà l'opposto, nel senso che abbiamo un'immagine gigante come delle montagne, delle case, degli alberi, quindi una visione panoramica molto più elevata, dobbiamo prendere il tutto e riprodurlo in una stampa, in una
foglio più piccolo o in una tela più piccola. Quindi sta a noi ridurre, prendere, cogliere l'essenziale, riprodurlo chiaramente in un formato più piccolo. Attraverso cosa? Attraverso dei punti di riferimento che man mano vi spiegherò come cogliere questi punti di riferimento che non sono altro che ancoraggi visivi. Le ancoraggi visivi sono dei punti di riferimento che servono poi a creare una rete visiva, un circuito visivo che non fa altro che favorire la visione coerente e dinamica della nostra percezione visiva. Bene ragazzi, in questo video introduttivo teorico abbiamo compreso come è importante leggere il soggetto in almeno 60 secondi, poi chiaramente ci sono stati grandi maestri come Picasso, Cézanne che ci impiegavano anche ore, perfino anni prima di dipingere, costruivano tutto nella mente o addirittura abbozzavano prima ancora di dipingere, anche con uso dell'acquarello, schizzavano come Delacroix e altri grandi maestri prima di creare una grande tela, costruivano con diversi disegni, schizzi, scritte, appunti. Noi invece ci possiamo accontentare come principianti di 60 secondi, ma non vi fate sfuggire questi 60 secondi neanche dopo. Come molti miei, anche dopo tanti anni, a volte sfugge questa particolare attenzione verso la lettura del soggetto, che è fondamentale. Senza di questa possiamo chiaramente disegnare, ma ci possono sfuggire dei particolari del soggetto. Invece questo ci permette già una preparazione mentale per poi partire tranquillamente, senza ansia, da prestazioni artistiche, e disegnare con tranquillità. Abbiamo capito cos'è l'impaginazione. L'impaginazione, quindi il riquadro, il perimetro, il margine che racchiude ogni soggetto dal vivo o in stampa, serve appunto per limitare anche la nostra attenzione. E il centro, la centratura, non è altro che un punto di riferimento che, oltre a fornirci un dato molto importante, quello di stabilire i quattro riquadri principali, quello dell'attenzione visiva, ci consente di essere anche concentrati, di stabilire un primo dialogo, una prima relazione con il disegno. Questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Per maggiori informazioni potete anche contattarmi e grazie, a presto, ciao ragazzi.